Elena Santarelli perde una giovane amichetta. In queste ultime ore, Elena Santarelli sta soffrendo moltissimo per la tragica morte di una bambina che conosceva bene. Attraverso il suo profilo Instagram, la soubrette laziale ha dato il triste annuncio sulla piccola Marzia, la figlioletta di una sua cara amica. Si erano conosciuti in ospedale durante le sedute di chemio che il figlio Giacomo si sottopone periodicamente per sconfiggere un tumore cerebrale. Quando inizi un percorso così, immagini tante cose, e fra le tante immagini speri di poter continuare questo cammino fatto di alti e bassi insieme ai tuoi amici conosciuti in ospedale, e in questo caso alla tua migliore amica di percorso, e a sua figlia. Ha scritto la co-conduttrice di Italia Sì sul sociale. Quest'ultima, inoltre, ha detto anche queste commoventi parole. Questo mio sogno è stato spezzato ieri sera quando ho avuto la notizia che Marzia aveva smesso di soffrire. La soubrette laziale dà un triste annuncio. Penso al dolore della sua mamma, del suo papà e dei suoi familiari, un dolore incolmabile perché la vita non dovrebbe andare così. Sono i figli che salutano i genitori, e non il CONTRARIO. Ha continuato in questo modo Elena Santarelli sul suo profilo Instagram. La donna è apparsa molto scossa su quanto accaduto e non riesce a capacitarsi perché accadano certe cose ingiuste. La moglie di Bernardo Corradi ha speso delle belle parole per la sua amica, ovvero la madre della compianta Marzia volata in cielo troppo presto. Un esemplare più che raro di forza interiore capace di sorridere nonostante tutto e di indossare la maschera del va tutto bene anche quando sai che nulla sta andando bene. Elena Santarelli e le parole commoventi alla madre di Marzia. Elena Santarelli poi si è rivolta a Valeria e alla figlia scomparsa, affermando che loro sono un esempio per lei, ed è stata fortunata a conoscerle in questo cammino maledetto. Hanno riso, pianto e ancora riso, ma le lacrime che scendono oggi dal suo viso non avrebbe mai voluto asciugargliele. Eri, sei e sarai una bimba piena di luce. A tutte le mamme che possono sentire il profumo dei propri figli, sentitevi enormemente grate per questa fortuna. Ha concluso la soubrette laziale sul social.